signori, buonasera. Dallo studio 3 di Via Teolada stiamo trasmettendo il primo festival nazionale del liscio, anzi delissio, perché vi partecipa il gruppo La Vera Romagna, che è la nazionale italiana del liscio. I graziosi danzatori romagnoli stanno ballando la mazurca al fetta. Le coppie sono meravigliosamente assortite. Queste ballano nel vortice delle danze. Sono, dicevo, meravigliosamente. Ecco! Che si sta a fare? Che cosa sta facendo? Mi ha pestato il piede! Ma che cosa stai comprando? Ma che po' di sosta tu? In mezzo! Ha rovinato il ballo! Che io ho rovinato il ballo! Abbiamo rovinato il ballo! No, il ballo! Il ballo! Il ballo! Questa è una gara organizzata da me! È la mia gara di cascata! Ah, va bene, non si preoccupi! Se per questo io lo faccio io! Io lo faccio io! Ma cosa fa? Cosa fa? Il casquet! La casquet del mio aghè! Che? Perché? È l'ultima manche, mi sta rovinando l'ultima manche. La manche? No, sì, è l'ultimo tango. L'ultimo tango a papà, 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 volevano farla a Parigi, mi sono opposto, io ho detto si va in Italia, sì, o nel Lazio o nella Toscana, o a Roma o a Siena. Ah, Romolo Siena, ma che ti sei dato al ballo, all'inizio, lei non è Romolo Siena, lei chi è? Io sono Pier da Camerino. Oh, finalmente, i Camerini, guardi, questa volta lei me ne deve dare, come dico io, la doccia si è riparata, perché l'altra volta, nell'ultima trasmissione, io lo voglio con la sera e con la casa, avete capito? Io sono il dottor Pier da Camerino. Da cameriera. Sì, da cameriera. Io sono laureato. Sì, due lauree. Sì, è una Teresa. E perché lo metto? Due lauree è una Teresa. Due lauree è una Teresa. C'è Laura. Ma non c'è Daniele. Dov'è Laura? Ma Daniele, c'è Daniele. Dov'è Daniele? No, scusate, cosa state tergiversando? No, io sono il dottor Pier da Camerino. Io sto facendo una gara di ballo, di ballo liscio a coppie. Voi siete una coppia? È certo che siamo una coppia. Come, non siamo una coppia noi? Che puntata è questa? Scusi. No, vuole sapere se siamo una coppia o no. Non si conosce, signore. No, non ci conosce. Un trioppio, un trioppio. No, io non ho il piacere, Guardi! Hasse, mi faccio riconoscere. È un biglietto da visita, Aspetta! Voi non parlate! Non parlate! Lei guardi! Senza suggerire! Lei guardi! Ecco, questo sarebbe un biglietto da visita! Lo guardi? Chi sono? Non lo so! Come non lo sa? Non lo so! Esperimento numero due. Numero due. Ciccio! A chi ha chiamato? A Ciccio. E Ciccio chi è? Non Ciccio? Lo so. Come chi è? Ciccio! A chi ha chiamato? A Ciccio! E Ciccio chi è? Non lo so! Sono io! E allora risponda! Sordo! Io non perdo la calma, Perché quando io perdo la calma lei non mi conosce. Sai chi siamo noi? No, non lo so. Franco Franchi ci grazie. Le coppie.
Il ballo. Il ballo. Tamerino. Camerino. Non camerino. Non camerino. Da camerino. Da camerino. Roma Siena. Roma Siena. Non Romolo Siena. Non Romolo Siena. Dimmi una cosa. Dimmi una cosa. Non vorrei indovinare, eh? No. Hai parlato con la televisione. Ma certo che ho parlato con la televisione. Sì. Per sette ore. Sì. Che cosa gli hai detto? Cosa gli hai detto? Ho parlato con tutti quelli che c'erano. Con Beppo Paolo. Sì. Con Corrado. Con Barison, con quell'altro, la Michele Strogoff. E io parlavo e loro niente, non mi davano neanche retta. Non mi davano neanche il re. Con Vinicio. Con Michele Strogoff. Sì, pure. Pure con Michele Strogoff. Con Mosè. Con Mosè. No, Mosè non c'era, quello in televisione. Zitto! Zitto! Ma che? Con quale televisione hai parlato? Con quella di casa mia. A casa. Ma perché? A casa. Ma perché? Perché lo spettacolo qui non si fa. Ma perché non si fa? Non lo possiamo fare, hai rovinato tutto. Ma io... Se ne sono andati tutti via. Orchestrale, i ballerini, ballerine, camera, mi hai capito? Ma io... Se ne possiamo andare a casa per l'ennesima volta, sì, per l'ennesima volta. Ma non lo possiamo fare col solito sistema. Ma non ci aiuta nessuno. Chiamiamo aiuto. Ma non ci aiuta nessuno. Io dico che viene. Non viene. Non viene. No, no. Ciao amici, che succede? Niente, il solito pasticcio. Sì, la colpa è tutta mia. Potresti aiutarci ancora? Grazie. Certo.